Ciao ragazzi, l'ultimo estrusore clone dell'E3D V6 che mi è arrivato da GearBest, ho notato che ha un problema che ne compromette il funzionamento. Siccome ho visto che parecchi di voi l'hanno comprato dai miei link, allora ho pensato di fare questo video per spiegarvi e farvi vedere come risolvere il problema. Bene, iniziamo col vedere il contenuto della confezione. Abbiamo la ventolina, il tubo PTFE 1 metro e con un buon foro da 2 mm, molto stretto. In giro ce ne sono parecchi che hanno il foro da 2 mm e mezzo, se non anche da 3 mm, e creano parecchi problemi sulla gestione della retraction. Questo qua è ottimo. Poi abbiamo questa boccola di fissaggio che era meglio se ne mettevano una come questa. Vabbè. E l'estrusore. Testina classica. E qua vediamo dov'è il problema, che è l'elemento di separazione, la pipe termica. Questo potete notare la differenza di diametro che c'è tra questa e questa. Questa qua va bene, e il diametro di questa zona di separazione è 2,8 mm. Questa qua invece no, perché abbiamo un diametro che è 4 mm abbondanti. Questa è troppo spesso, per cui non riesce a separare bene il calore. In queste condizioni facilmente l'estrusore vi si blocca perché passa troppo calore. E questa zona qua non riesce a raffreddare abbastanza. Allora, io ho il tornio, per cui me lo sistemo al tornio. Però per la maggior parte di voi che non ha il tornio, vediamo come risolverlo in maniera semplice. Allora, per sistemare il problema dovete innanzitutto procurarvi una lima quadrata di questo tipo.
poi un trapano. Fissate la vite nel trapano. E scegliete come senso di rotazione questo. Ora la lima la reggete dalla punta e la usate all'incontrario. E la appoggiate nella scanalatura e iniziate a far girare il trapano e a far movimenti avanti e indietro con la lima, facendo una leggera pressione. Non andate troppo veloci. Lo so, è un lavoro lungo, però è l'unica maniera per risolvere il problema. Abbiamo perso 6 decimi, 6 centesimi. Perderete questa mezz'oretta di tempo e portatela a 3 mm. L'ideale sarebbe 2,8, ma 3 mm funziona benissimo. Lo so perché ho già fatto altre pipe termiche col tornio, per cui risolto questo, l'estrusore è a posto, per il resto è tutto a posto. Ora, a seguire ne monto uno per farvi vedere come faccio, ne preparo uno per la Tronxy C5 e dopo il montaggio ho alcuni consigli di utilizzo. Thank you.
Bene, abbiamo montato l'estrusore con anche un piccolo extra di isolamento. Allora, l'estrusore full metal richiede un controllo della temperatura e della retraction un po' più accurati rispetto a quelli con tubo PTFE. Questo soprattutto con il PLA. Allora, la zona di separazione termica è di 4 mm. Io cerco di non avere una retraction superiore a 2 mm. Ovviamente, dato che l'estrusore è di quelli con il tubo, 2 mm di retraction qua, a seconda della lunghezza del tubo, possono equivalere a 4-5 mm da settare nello slicer, perché c'è il gioco del filamento nel tubo. Questo è un tubo molto stretto, per cui veramente buono, dà pochissimo gioco. E quindi, a seconda della lunghezza del vostro tubo, avrete da settare la retraction per avere un equivalente qui di 2 mm. Ora, al primo utilizzo, siccome c'è un po' di sporco di lavorazione, io ho pulito la pipe. Però facilmente vi si può otturare. Allora dovete procurarvi un filo o una molla come questa e spurgarlo. Per ridurre al minimo questa evenienza, con il primo filamento che inserite, lo potete bagnare un po' di olio, va bene anche olio d'oliva, oppure WD-40, non tantissimo, cioè vi mettete una goccia d'olio sul dito e la passate sui primi 20 centimetri di filamento. E poi lo estrudete facendo un po' di retraction in maniera da estrudi un po', ritira, estrudi un po', ritira. In questa maniera gli date una pulita iniziale e l'olio aiuta a far uscire, a non intasare l'ugello praticamente. Ora, con il PLA ho visto che con una precisa regolazione non serve usare niente, però un trucchetto che viene usato con gli estrusori full metal per stampare il PLA è mettere un oliatore che rilascia pochissimo olio in continuazione sul filamento. Se cercate su Singiverse, ce n'è vari progetti, trovate vari progetti di oliatori. Ne ho fatto uno anch'io, vi metto il link in descrizione. E niente, diciamo che utilizzando l'oliatore
aumentate la tolleranza e quindi più difficilmente vi si blocca. Con gli altri tipi di filamento non c'è bisogno. Questo è tutto. Ciao, ci vediamo al prossimo video.